Entrare adesso nella illustrazione del rapporto e quindi lascio la parola a Luca De Benedictis dell'Università di Macerata per la valutazione del contesto nazionale. E buongiorno a tutti. Sì, mi chiamo Luca De Benedictis, insegno all'Università di Macerata, mi occupo soprattutto di scambi internazionali e negli ultimi anni mi sono occupato con maggiore attenzione anche ai flussi internazionali di persone. E non ho partecipato direttamente alla produzione di questo rapporto, quindi sono qui semplicemente a offrire la mia voce e la mia faccia la parte dei numeri che posso presentarvi, che sono una minima parte di quelli che sono contenuti in questo volume. Forse sono qui anche perché è bene che l'università faccia di più di quanto non abbia fatto in precedenza per occuparsi di temi che sono importanti dal punto di vista dello studio, ma anche importanti dal punto di vista della società in cui l'università è immersa, e su questo molto di più si può fare, e quindi il mio è un impegno personale, però è anche un impegno dell'istituzione a cui appartengo in senso più ampio, cioè quello dell'università. Quindi io intratterrò presentandovi la parte generale, la parte introduttiva di questo rapporto che fornisce informazioni su il contesto internazionale e il contesto nazionale dei processi migratori e non avrò moltissimo tempo per discutere i temi che sono molti contenuti in questa presentazione. Però ecco, se sono ovviamente disponibile a rispondere alle vostre domande eventualmente in fase di discussione. Quindi il punto da cui partirei è esattamente il punto da cui siamo partiti all'inizio di questa giornata, ovvero sia questo rapporto è un rapporto importante perché il modo per uscire dal luogo comune in cui generalmente si guarda ai fenomeni migratori è la conoscenza. Bisogna conoscerli, bisogna guardarli nella loro misurazione e anche nel legame che esiste fra i dati e le persone. Molto spesso noi sentiamo parlare degli fenomeni migratori solamente come se fossero catalogabili in una fase di emergenza. Bisogna rispondere all'emergenza della fase migratoria. È come se noi parlassimo di maternità solamente quando noi in televisione ci accorgessimo di madri che bastonano i propri figli. Ovviamente è una visione distorta del fenomeno e per cercare di darne una visione che sia più equilibrata e che sposti il piano di osservazione dall'emergenza alla considerazione che l'immigrato è quasi il 10% della popolazione nazionale. E quindi di immigrazione bisogna parlare in termini di scolarizzazione, di partecipazione al mondo del lavoro, di integrazione sociale, se volete di maternità nuovamente. Ossia nulla di legato alla condizione di emergenza, ma molto legato invece a una condizione di trasformazione nella struttura della società. Ecco, se non si conosce questo, si rinuncia a guardare a come la società del nostro paese si sta evolvendo. E quindi i dati che sono contenuti in questo rapporto sono preziosi per questo motivo. Danno un servizio a noi tutti quanti, cittadini italiani, tutti quanti, su un fenomeno di trasformazione che appunto sta accadendo sotto i nostri occhi. Allora, qual è il contesto internazionale? Il contesto internazionale è quello della crisi economica. Nonostante la crisi economica
I flussi migratori hanno continuato a intensificarsi. Nel 2013 sono 232 milioni i migranti nel mondo, circa il 3,2% della popolazione del pianeta si sposta, di cui una buona parte di questi, il 5% del totale circa, 17, quasi 18 milioni sono nella classe dei rifugiati, dei richiedenti asilo. Il ritmo di crescita negli ultimi anni è in buona parte dettato dalla crisi. Negli anni 90 sono stati il tasso di crescita di 2 milioni, mentre invece nella prima decade del 2000 sono stati 4,6 milioni gli individui a muoversi da un paese all'altro. E nella fase successiva alla crisi finanziaria questo tasso di crescita è rallentato perché, come capite bene, i motivi di attrazione verso economie industrializzate sono più bassi durante i periodi di crisi. Ma nonostante questo la migrazione ha continuato a crescere in modo rilevante. Come dicevo, è noto che i processi migratori generalmente vanno da paesi arretrati a più basso sviluppo umano e verso paesi ad alto indice di sviluppo umano. Però questa è solamente una parte della storia. Crescono moltissimo i flussi migratori interregionali, movimenti che possiamo classificare sud-sud. Vedete come l'Asia è una fonte di emigrazione molto rilevante, ma è anche una fonte di immigrazione molto rilevante, così anche come sta accadendo in Africa. Quindi i movimenti transfrontalieri stanno diventando un fenomeno altrettanto rilevante rispetto ai grandi flussi migratori a cui siamo generalmente abituati. Le motivazioni non sono diverse da quelle del passato, anche del passato storico. La profonda disuguaglianza che caratterizza l'economia del nostro pianeta è un motore di movimento delle persone dai loro paesi di origine verso paesi di destinazione che hanno che offrono la promessa di un reddito più elevato, di una garanzia di vita più elevata dal punto di vista della remunerazione del proprio lavoro rispetto ai paesi da cui gli immigrati provengono. E come potete vedere, appunto, questi i paesi che sono caratterizzati da un più alto livello di reddito pro capite sono anche i paesi che maggiormente attraggono i flussi di immigrazione. E flussi di immigrazione che sono anche particolarmente rilevanti dal punto di vista della rimessa degli emigranti. Le rimesse degli emigranti l'anno scorso sono arrivate ad una cifra pari a 542 miliardi di euro. Tanto per darvi un'idea, questo varia a seconda dei paesi che ricevono le rimesse e quindi anche dai flussi di migrazione. Questo è circa pari a 4 volte il totale dell'ammontare dell'aiuto per lo sviluppo dato dai paesi industrializzati, ai paesi del terzo mondo. Quindi le rimesse degli immigrati sono un elemento fondamentale per il finanziamento della crescita delle popolazioni dei paesi da cui gli immigrati provengono. Gli immigrati non cessano i loro legami con le terre da cui vengono, non cessano i loro rapporti familiari, ma sono una fonte di finanziamento di progetti di investimento anche in quei paesi. Per chiunque si occupi di questi problemi, questa è una grandissima banalità, che però è un fenomeno enormemente trascurato invece nella vulgata sull'immigrazione. L'immigrazione dal punto di vista dell'Unione Europea, l'Unione Europea continua ad attrarre flussi di migrazione, sono
è l'area a più alta immigrazione del mondo, sono 34 milioni di residenti stranieri. Dal punto di vista della distribuzione fra i paesi, la Germania è quella che accoglie il numero di immigrati in modo maggiore. Vedete sul diagramma torta alle mie spalle, la Germania ha il 22,6% degli immigrati dal 2013, seguita dalla Spagna, il Regno Unito e poi dall'Italia. E questo fenomeno non cessa a restare dinamico anche durante una crisi economica dell'Unione Europea. E anche nonostante il fatto che dal punto di vista istituzionale il programma di apertura delle frontiere europee, che va sotto il nome di programma di Stoccolma, che è partito nel 2010, abbia in questi anni subito una fase di stallo dovuta essenzialmente al fatto che l'Europa si occupa sostanzialmente di crisi e si è occupata meno invece di diritti sociali. E per quel che riguarda l'Italia, come anche dicevamo prima, siamo passati da essere un paese di emigrazione a un paese di immigrazione. E nel 1861 erano il 0,4% della popolazione e proveniva da paesi diversi, la popolazione era nata in paesi diversi rispetto all'Italia. Adesso questo il dato è arrivato all'8% della popolazione, sono quasi 5 milioni i cittadini che risiedono in Italia provenienti da altri paesi. Fra queste sono 2 milioni e 350 mila le famiglie con almeno un componente nato all'estero. E dal punto di vista della presenza complessiva regolare, la stima è intorno ai 5 milioni e 360 mila. Ovviamente questa è una distribuzione differente a seconda delle regioni, anche con dati più disaggregati, ma ve lo farò vedere poi in seguito. Quello che volevo anche far vedere è come il concetto di immigrazione sta cambiando anche quello che possiamo chiamare il genoma culturale del nostro paese. Tra le tante iniziative che sono state fatte negli ultimi anni, utilizzando le grandi potenzialità che Internet fornisce, è questo progetto di Google sulla digitalizzazione della produzione cartacea a partire dall'inizio dell'Ottocento fino ad adesso. Quello che Google ha fatto è ha scannerizzato circa 5 milioni di volumi fino all'anno scorso, il numero aumenta di ogni anno, l'obiettivo è di triplicare questa cifra nei prossimi 3 anni. E per cui è molto interessante andare a ricercare per parole chiave quali sono le parole che sono contenute nei volumi della letteratura soprattutto. E nel caso specifico io ho fatto una ricerca su qual era l'utilizzazione del termine emigrato e il termine immigrato nella letteratura in italiano. E come potete vedere, fino alla metà degli anni, alla fine degli anni del secolo passato, quello che si è appena concluso, il termine emigrato era prevalente rispetto al termine immigrato. E i picchi di questa evoluzione seguono i fenomeni migratori della popolazione italiana. Negli ultimi anni la prevalenza del termine immigrato dal punto di vista letterario è enormemente evidente. Quindi non cambia solamente il dato della rilevazione statistica sulla presenza di individui, ma questa presenza cambia anche il modo in cui il paese guarda a se stesso in questo piccola finestra che è la letteratura. Guardiamo adesso quali sono le caratteristiche della presenza immigrata. Le aree di origine sono soprattutto l'Europa, supera il 50%, il 52,8%, il 20,9% proviene dall'Africa,
il 18,3 proviene dall'Asia, il 7,9 proviene dall'America. E le prime 5 collettività che sono presenti in Italia sono quella proveniente dalla Romania, seguita dal Marocco, dall'Albania, dalla Cina e dall'Ucraina. Il 52,7% è di componente femminile, sono donne, e questo dato è più o meno stabile negli ultimi anni, non è variato di molto. I minori sono oltre un milione di persone, gli iscritti a scuola sono poco più di 800.000 e la metà di questi sono nati in Italia, sono compagni di classe dei nostri figli. E la stima dell'appartenenza religiosa, questo è un dato stimato, è che i cristiani siano intorno al 50%, di cui circa il 30% ortodossi, il 18% cattolici, il 5% protestanti e altri cristiani. Il 33% sono musulmani e gli altri sono altre religioni o non professano religioni. Questi sono dati che generalmente vengono dal... e cerco di lavorare in sincronia, ma questa non è proprio una mia d'opera. Invece dal punto di vista della distribuzione, avete bisogno di guardare... Ma questi sono i dati che vi ho appena fornito. Dal punto di vista della distribuzione territoriale, come potete immaginare, le zone che attraggono flussi di migrazione sono soprattutto le zone industriali del nord-ovest e del nord-est. Le principali regioni di residenza sono la Lombardia, il Lazio, l'Emilia-Romagna e il Veneto. Segue poi il centro e poi in seguito il meridione. È molto istruttivo guardare i cartogrammi che sono stati prodotti dall'Istat, che indicano la percentuale di popolazione nata non in Italia, che è residente nei comuni nelle diverse regioni italiane. Il blu indica una presenza superiore al 92 su 92 individui nati in un altro paese che non sia l'Italia su 1000 abitanti, mentre invece le zone gialle sono sotto i 20 per 1000. E come potete vedere il problema migratorio, problema fra virgolette, scusatemi la scivolata, è analogo al problema della divisione territoriale in Italia. Cioè se io vi facessi vedere questa cartina senza essere nel contesto della discussione sulle migrazioni, voi pensereste che questo è la classica discussione delle divisioni che esistono fra il Mezzogiorno d'Italia e il resto del paese. Quindi c'è un profondo legame fra migrazione e anche distribuzione territoriale. Potete vedere anche come è intensa l'area marchigiana, su questo torneremo in seguito. Questo serve anche un po' a sfatare l'idea che ci sia una forte correlazione fra i problemi di immigrazione e i problemi di criminalità, perché anche i problemi di criminalità, la distribuzione della criminalità in Italia è l'immagine speculare di questo cartogramma. E invece non sembra esserci effettivamente nessun collegamento. E la Banca d'Italia su questo ha fatto degli studi approfonditi su cui possiamo tornare se volete. E dal punto di vista dell'immigrazione irregolare, questo è un flusso con una tendenza in calo. Sono circa, le stime sono 30.000 stranieri del 2013 in confronto a 124.000 nel 2006, quindi il fenomeno è nettamente in calo rispetto al passato. Sono stati trattenuti nel 2013 6.000 persone nei centri di identificazione ed espulsione, di cui meno del 50% è stato effettivamente rimpatriato. Il costo per questa operazione è di 55 milioni di euro. Una parte di questo è stato finanziato dai fondi comunitari, per questo sono preposti, ma solamente una parte.
e molto di più è necessario fare per, in questo, da questo punto di vista, come molto, ma molto, ma molto, ma molto di più è necessario fare in termini di accoglienza e condizioni di trattamento delle persone che sono nei centri di identificazione e di espulsione. A volte c'è ovviamente anche qui una grande eterogeneità a seconda dei casi, ma a volte capita che in alcuni di questi posti si rasenti la violazione dei diritti umani. Quali sono gli altri fenomeni che sono in calo e quali sono quelli che invece sono in crescita? Sono in diminuzione i visti per lavoro subordinato, sono in diminuzione i visti per ricongiungimento familiare e sono in diminuzione le nascite, ma in questi ultimi due sono in buona parte legati alla crisi economica in cui il nostro paese è da molti anni. Mentre invece sono in ripresa il numero dei matrimoni misti e le acquisizioni di cittadinanza. Dal punto di vista del diritto all'asilo, le persone sbarcate nel 2013 in Italia sono 43.000, 130.000 nei primi 9 mesi del 2014, quindi quello che c'è da aspettarsi è una cifra in crescita per l'anno prossimo, e questo è in buona parte dovuto alle crisi politiche dei paesi nordafricani e delle zone limitrofe. Gli immigrati provenienti dalla Siria sono negli ultimi mesi molto, molto aumentati. E l'organizzazione che si occupa di flussi migratori stima che nei primi 9 mesi del 2014 siano morte 3.000 persone nel Mediterraneo. E l'operazione Mare Nostrum ha salvato 140.000 persone. E da novembre 2014 prenderà avvio questa operazione che si chiama Triton, che dovrebbe affiancare l'operazione Mare Nostrum. Un po' di discussione c'è stata anche nel nostro paese su questo, ma questa è un'operazione europea che rientra nel programma Frontex Plus e dovrebbe quindi aumentare l'attività di controllo delle coste e di aiuto in caso di emergenza. Le richieste di asilo in Italia sono state nel periodo 1950-2013 521.000 e nel 2013 solo sono state 26.000 e rotti. Come potete vedere, nei primi 7 mesi del 2014 questa cifra ha superato la cifra del 2013, quindi quello che c'è da aspettarsi è nuovamente un aumento di questo fenomeno nell'anno prossimo. E analogo fenomeno possiamo osservare anche guardando ai centri di accoglienza. Invece, in quest'ultima parte vi vorrei spostare la vostra attenzione su quello che io invece ritengo quello che generalmente il modo di guardare all'immigrazione che generalmente viene trascurato, che è la rilevanza degli immigrati dal punto di vista dell'occupazione. Gli stranieri occupati sono adesso 2.400.000 unità, gli stranieri disoccupati sono circa 500.000, il tasso di disoccupazione è il 17,3%, mentre invece il dato nazionale è dell'11%. E questi non sono gli ultimi dati a disposizione. Quindi, però quello, il dato che appunto tutto il rapporto gira intorno al 2013, utilizza fonti diverse per dare questo quadro complessivo del fenomeno migratorio intorno al 2013, quindi non sono inseriti gli ultimi anni, gli ultimi dati ISTAT sui tassi di disoccupazione, ma quello che conta è il rapporto che esiste tra il tasso di disoccupazione della popolazione
immigrata rispetto al dato nazionale. Perché? Perché durante fasi di crisi economica è internazionalmente riconosciuto come la popolazione immigrata sia più fragile. La probabilità per un lavoratore di pari grado di diventare disoccupato durante un periodo di crisi è maggiore che non quella di un lavoratore nato in Italia. E questo è un dato che fa riflettere. Non è che che questo fenomeno è legato alla tipologia di lavoro del lavoratore immigrato, ma è più che altro associato al grado di tenuta dei diritti dei lavoratori in fase di crisi. La retribuzione media mensile è sotto i 1000 euro ed è del 27% più bassa rispetto a quella media italiana. Il fenomeno del sottoinquadramento è pervasivo. Circa la metà, poco meno della metà, il 40% dei lavoratori dichiara di essere sottoinquadrato. E la mia esperienza personale è quella di enormi difficoltà di colleghi che hanno studiato in università estere nell'essere inquadrati nelle università italiane. Quindi non stiamo parlando solamente di personale poco qualificato, ma stiamo parlando anche di immigrazione con elevatissima qualifica. E gli stranieri che svolgono professioni qualificate sono ancora veramente molto, molto pochi, il 6,1% della popolazione immigrata. E come vi dicevo, appunto, la perdita del lavoro e la caduta nell'irregolarità è un fenomeno rilevante. Così come invece è rilevante il legame che esiste tra immigrazione e imprenditorialità. I visti per lavoro autonomo nel 2013 sono stati 1800 e sono 497.000 le imprese facenti capo a persone nate dall'estero. Guardando ai dati che vengono forniti da Infocamere, nella maggior parte delle province italiane la demografia di impresa è sostenuta soprattutto dalle imprese a proprietà di immigrati. Durante questa fase di crisi economica nel nostro paese hanno chiuso moltissime imprese e il numero delle imprese che è stato in qualche modo sostenuto è soprattutto da parte di lavoratori immigrati che hanno deciso di aprire la propria impresa. Vi farò vedere adesso un dato che riguarda i miei studi in particolare, che associa la presenza di immigrati con i flussi di esportazione e di importazione a livello provinciale. Comunque, prima di passare a questo, le imprese individuali divise per paesi di appartenenza della comunità di immigrati vede il Marocco in testa con 61.000 unità, la Romania, la Cina, l'Albania, il Bangladesh e il Senegal. Quindi c'è una propensione all'imprenditorialità che è differenziata rispetto ai paesi di appartenenza, però studi fanno anche vedere come la copresenza di comunità di immigrati finisca per stimolare l'imprenditorialità anche di immigrati provenienti da paesi che sono generalmente classificati come a bassa imprenditorialità. La mia ricerca si è occupata negli ultimi anni di collegare i flussi di commercio internazionale con i fenomeni migratori e questo grafico, che è un po' difficile da far capire, però non ne ho trovato uno che fosse proprio di immediata lettura, confronta le esportazioni e le importazioni, queste sono le distribuzioni delle esportazioni e delle importazioni rispetto alla media nazionale, fra le province che mostrano la presenza di comunità di immigrati rispetto a province che non attraggono flussi migratori. Le province che non attraggono flussi migratori sono caratterizzate da quella distribuzione che ha un tratto discontinuo.
Questo grafico vuole dire solamente questo, che nelle province in cui gli immigrati vanno si esporta di più e si importa di più. E le motivazioni sono dovute al fatto che esportare è complicato per le imprese italiane e avere a disposizione qualcuno che ti fornisca informazioni sulle caratteristiche dei paesi da cui proviene abbassa i costi di esportazione. Così come gli immigrati portano con sé i propri gusti, la propria cultura e sono legati ai beni del proprio paese. I flussi di importazione quindi tendono ad aumentare. Quindi un elemento che generalmente è trascurato è il legame che esiste fra la presenza di comunità di immigrati e gli scambi internazionali. E per un paese come il nostro, in una fase economica che in buona parte è dettata da una domanda depressa a livello nazionale, le connessioni internazionali sono un elemento fondamentale. Vengo alle conclusioni, con la parte più difficile da raccontare, lo faccio molto velocemente. Nonostante quasi il 10% della popolazione italiana sia immigrata, i fenomeni di discriminazione sono pervasivi. E questo è una vergogna per il nostro paese. E tutti quanti noi dovremmo farci carico per cambiare la situazione in cui viviamo. Ci sono discriminazioni a livello personale, a sfondo etnico-razziale, ma ci sono anche discriminazioni istituzionali a livello comunale, regionale, nazionale. La possibilità di accedere al welfare, alla casa, all'occupazione, anche in ambiti più diversi. E quindi io concludo con l'auspicio che proprio dell'Ufficio Nazionale per antidiscriminazioni razziali e della IDOS che ha curato questo rapporto, che il termine straniero sempre di più non sia sinonimo di estraneo per tutti noi che siamo nati in questo paese e dobbiamo accogliere i nostri amici e i nostri colleghi che vengono da paesi diversi da noi.